Siamo in compagnia dell'avvocato Mario Soggia appunto per avere dei chiarimenti più tecnici in merito a questa vittoria. È stato definito addirittura Davide contro Golia. Eh beh, certo che Davide contro Golia. È un piccolo sindacato di una cittadina come Taranto che ha affrontato un colosso mondiale come Mittal e lo ha affrontato contestando tutte le anomalie che erano state riscontrate nell'assunzione degli 8.200 lavoratori presi dal bacino Ilva SpA in amministrazione straordinaria, anomalie che avevano fatto ravvedere una certa discrezionalità, una certa arbitrarietà nella scelta dei lavoratori, in controtendenza rispetto a quelli che erano stati gli obblighi assunti in sede di accordo sindacale stipulato dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico, laddove Mittal si era obbligata a rispettare dei criteri di scelta obiettivi. Questo non è stato fatto, abbiamo dimostrato in questo giudizio d'urgenza, abbiamo dimostrato con documenti e con i nostri informatori che ciò non era avvenuto. Mittal si è difesa affermando che invece tutti i criteri erano stati adottati in maniera coerente con l'accordo sindacale e il giudice ci ha dato ragione, ha detto che è stata assolutamente poco trasparente la fase attuativa dell'accordo sindacale e che il giudice ha condannato Mittal a fornirci tutta la documentazione, tutte le graduatorie a mezzo delle quali hanno provveduto alla scelta dei lavoratori assunti. Quindi in questi 60 giorni che seguiranno ci possiamo aspettare finalmente quella fatidica graduatoria che non è mai stata stilata? Finalmente, speriamo insomma che la stileranno, che ottempereranno all'ordine del giudice e di lì vedremo punto per punto se effettivamente questa graduatoria è rispettosa di ciò che è stato fatto. Per concludere, avvocato, possiamo in qualche modo tranquillizzare quei lavoratori che sono stati precedentemente assunti, che le loro sedie resteranno lì? Possiamo tranquillizzarli perché il giudice in un passaggio della sentenza, in un passaggio molto lungimirante e molto importante, ha affermato che questo tipo di provvedimento non va assolutamente ad intaccare quelli che sono i diritti acquisiti dei lavoratori che sono stati già assunti. Quindi qualora dovessimo ravvedere effettivamente quelle anomalie che dovessero portare a delle assunzioni, non saranno intaccati i diritti acquisiti dei lavoratori, ma bisognerà provvedere a nuove assunzioni. Che cosa abbiamo contestato noi come USB? Abbiamo contestato che la ArcelorMittal, nell'assumere gli 8.000 e quasi 200 lavoratori che provenivano dal bacino della Ilva SpA in amministrazione straordinaria, non ha adottato alcun criterio di scelta, nel senso che ha assunto coloro che volevano assumere, non secondo dei criteri di carattere obiettivo, quali poteva essere la professionalità o quale poteva essere i carichi di famiglia o l'anzianità di servizio, ma hanno scelto coloro che non davano fastidio fondamentalmente, coloro che non hanno problemi di disabilità, coloro che non hanno mai denunciato nulla nella precedente gestione. In questo dimostrando anche che alla fine c'è una continuità tra quella che era la vecchia gestione e la nuova gestione. Noi abbiamo detto che all'accordo sindacale davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, quello che è stato firmato il 6 settembre 2018, erano stati previsti dei criteri per scegliere i lavoratori. I lavoratori erano 10.700, Mittal dice ne assumerò 8.200, i sindacati dicono vabbè, ma come li sceglierai? In quel caso davanti al Ministero erano stati individuati dei criteri, la professionalità, i carichi di famiglia e l'anzianità di servizio. Nel corso del tempo Franco, insieme a tutti voi, tutti i delegati, si rende conto che ci sono delle anomalie, che ci sono persone disabili che non vengono assunte, che ci sono persone che hanno 4 figli e mogli a carico che rimangono a casa e invece vengono assunte persone con un figlio o single o col doppio reddito, persone che sono state assunte da poco tempo che vengono presi da Mittal e altri che hanno 20 anni di servizio che vengono lasciati a casa, allora c'è qualcosa che non va. Ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va. C'era la possibilità, cioè c'era, come dire, così come avevano pensato
qualche altro sindacato, ci facciamo i ricorsi singoli in modo tale che io vado a dire che ho 4 figli e non sono stato assunto e vinciamo la causa. Non è così, perché abbiamo ragionato con Franco che non è così, perché avrebbero naturalmente Mittal, costituendosi in giudizio, a ogni causa avrebbe portato dei motivi diversi. Allora abbiamo detto facciamo una cosa generale, cioè contestiamo che di fronte all'obbligo che Mittal aveva di comunicare all'USB, a tutti i sindacati, ma all'USB in particolare che lo chiedeva, di fronte a questo obbligo di comunicare quali fossero stati i criteri mediante i quali il Mittal ha assunto gli 8.200 lavoratori, di fronte a questo obbligo Mittal non ha dato nessuna risposta. Allora ci siamo andati a vedere che questo può determinare un comportamento antisindacale, una condotta antisindacale. Cioè la legge e poi varie sentenze dicono attenzione, nel momento in cui tu fai questi passaggi, tu azienda, tu datore di lavoro fai questi passaggi, tu devi parlare col sindacato e devi dire io ho pensato di fare in questa maniera, ho applicato questi criteri, tu che cosa ne pensi? E poi si passa. E poi si passa alle assunzioni. Questo non è stato assolutamente fatto, nonostante tutte le riunioni che sono state fatte davanti sia al Ministero dello Sviluppo Economico dopo il 6 settembre 2018, sia all'ILVA in stabilimento. Franco chiedeva quali fossero i criteri e nessuno diceva niente. Quindi abbiamo deciso di fare questo ricorso, innanzitutto perché è urgente, velocissimo, tant'è vero che l'abbiamo depositato il 22 gennaio e il 22 marzo, dopo 2 mesi abbiamo già una bella sentenza. E fare questa sentenza ci avrebbe permesso di capire per tutti gli 8.200 lavoratori cosa era successo. Effettivamente che cosa è emerso in questo processo? È emerso, così come ha detto il giudice, che tutta la fase di attuazione dell'accordo sindacale di assunzione dei lavoratori non è stata per niente trasparente da parte di ArcelorMittal. Cioè il giudice dice espressamente, cara Mittal, non sei stata chiara, non sei stata trasparente per quanto riguarda la comunicazione dei criteri di scelta sulla professionalità, per quanto riguarda i criteri di scelta sull'anzianità di servizio e carichi di famiglia è stata una radicale illegittimità, perché non ha comunicato niente, non ha comunicato nessuna classifica, non ha comunicato nessuna graduatoria. Il giudice ha dichiarato che Mittal si è sottratta a qualsiasi obbligo che aveva nei confronti del sindacato. E quindi ecco perché condotta antisindacale, cioè gli ha detto tu hai fatto tutte queste assunzioni senza consultare i sindacati e questo la legge non te lo permette. Quindi a che cosa è arrivato il giudice? Innanzitutto ha detto che ha dichiarato questa condotta come condotta antisindacale, che per l'azienda che è venuta dall'India a comprare il più grosso stabilimento siderurgico d'Europa non è certo un bel inizio. No, visto che non ha la capacità o non vuole rapportarsi con i sindacati, non è una bellissima cosa, visto che ha parlato anche il giudice di una situazione di una grandissima rilevanza sociale. E quindi è tanto più grave questa condotta quanto più ampio è stato il procedimento di attuazione. Quindi con questa grande rilevanza sociale il sottrarsi è stato proprio una cosa assolutamente illegittima. Quindi che ha detto? Ha condannato Mittal per condotta antisindacale e poi ha condannato Mittal a comunicare entro 60 giorni quelle che sono le classifiche, quelle che sono le graduatorie attraverso le quali sono arrivati ad assumere i lavoratori. Quindi ci devono comunicare in base alla professionalità, in base ai carichi di famiglia, in base all'anzianità di servizio, come sono arrivati a fare le assunzioni. Attenzione, c'è anche un aspetto molto importante, perché ha detto entro 60 giorni dovete comunicare queste cose e comunque sin da subito per 15 giorni dovete pubblicare su tutte le bacheche dell'azienda, dello stabilimento siderurgico di Taranto, dovete pubblicare questa sentenza, quindi in modo che tutti possano vedere qual è stata questo tipo di condanna. E c'è stato un passaggio molto importante del giudice, devo dire molto lungimirante e molto razionale, cioè ha detto attenzione, rimangono ferme tutte le assunzioni che sono state fatte fino adesso, quindi quelle che sono state le assunzioni non si toccano,
Questo perché magari ha immaginato, noi l'abbiamo anche paventato, che sarebbe nato una sorta di rappresaglia da parte di Mittal, che avrebbe detto assumo Tizio perché in effetti c'è stata un'anomalia, ma a questo punto io ti licenzio quello che non doveva essere assunto. Il giudice in 3 righe, ma molto efficace, ha dichiarato che questa logica non può essere applicata. Quindi coloro che sono stati assunti rimangono assunti. Quindi il problema sarà di Mittal, qualora dovessimo verificare effettivamente, e ce ne saranno, di anomalie, cioè quindi di persone che dovevano essere assunte e non sono state assunte, è un problema di Mittal quelle di assumere anche oltre quello che è l'accordo sindacale dinanzi al Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi in 60 giorni noi aspettiamo queste graduatorie e quindi noi poi andremo a verificare caso per caso che cosa è successo, anche perché io, secondo me, ne vedremo delle belle, perché questi cercheranno naturalmente di tirar fuori delle graduatorie che corrispondano alle porcherie che effettivamente hanno fatto. Quindi chissà, forse troveremo operai con 4 figli che ne hanno uno, o che hanno 20 anni di servizio e ne hanno uno, quindi chissà che cosa tireranno fuori. Però adesso la partita è tutta da giocare, adesso abbiamo messo al muro Mittal con questa sentenza e adesso Mittal deve tirar fuori tutta questa documentazione che ci consentirà di capire operaio per operaio che cosa è avvenuto ed eventualmente poi fare le azioni individuali o per essere assunti o per fare delle azioni risarcitorie, quindi dovremo valutare anche tutti questi tipi di azioni da fare, perché chi è stato ingiustamente in cassa integrazione per un certo periodo di tempo e non ha avuto lo stipendio potrà magari, questo lo dico adesso per il futuro, poi bisognerà vedere caso per caso, quindi agire per ottenere quelle che è le differenze retributive che non ha percepito per essere stato mantenuto ingiustamente in cassa integrazione, oppure agire al fine di essere assunto. È una vittoria su tutti i fronti, che ne dica Mittal, è una vittoria su tutti i fronti, anche le parole utilizzate dal giudice che ha stigmatizzato, che ha detto che questo comportamento è stato molto grave, lo attestano, e attestano anche il fatto che il giudice ha voluto dire che gli informatori di Mittal che sono venuti a testimoniare per conto di Mittal effettivamente non hanno detto niente che potesse sostenere la loro linea difensiva e ha creduto ai nostri informatori che hanno lamentato sin dall'inizio tutte le anomalie che avevamo denunciato.